presenti, diverse appartenenze storico-culturali, religiose, come stia il loro rapporto con lo Stato, e talora magari lo Stato non è detto che sia lo Stato centrale. Penso per esempio che comunità di più recente insediamento abbiano in primo luogo a che fare con gli enti locali e con realtà che statali non sono nemmeno in senso lato, per esempio il mondo del lavoro, l'organizzazione produttiva, i sindacati, eccetera. Il mio compito è quindi non di dire una mia opinione né sullo Stato laico in generale né sulla laicità come concetto astratto, ma di richiamare a tutti noi il quadro che per problemi di questo genere rappresenta l'orizzonte non superabile, direi anche la condizione che ci consente di dialogare. È evidente che parlo della nostra Costituzione, a cui farò riferimento per gli aspetti che sono propriamente rilevanti riguardo al nostro problema. Quindi anche non dello Stato laico nella sua astrattezza, ma di come nel dettato costituzionale si configura la laicità della Repubblica Italiana rispetto a problemi che non sono soltanto, come vedremo già facendo riferimento all'articolo 3, di ordine strettamente religioso, perché riguardano la pluralità di possibili posizioni che sono anche di natura culturale, sociale, eccetera, e dentro le quali la Costituzione include la specificità di quelle associazioni che hanno uno scopo di culto e che promuovono una visione in senso stretto religiosa dell'esistenza. Ecco, siccome si parla nel titolo, non so se nel titolo generale o in quello di questa sera, di multiculturalismo, devo dire che l'articolo 3 della Costituzione, da cui intendo partire, si riferisce piuttosto al concetto di pluralismo, in quanto accredita alle singole persone, non a comunità. Quando si parla di cultura invece si pensa a qualcosa di più strutturato, di più organizzato, comunque che esprime anche un'entità collettiva. Invece sono le singole persone, in primo luogo, titolari di pari dignità sociale. Dice la norma, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Mi sembra poi che è ovvio che quando si parla dei diritti del cittadino sotto questo profilo la Costituzione recepisce anche l'aspetto dei diritti dell'uomo in generale, così, insomma, in questo discende dalla Rivoluzione francese, per cui di proclamare i diritti del cittadino e i diritti dell'uomo in questo caso, non su specifiche prerogative, insomma, come il diritto di voto per esempio, diciamo, ma in questo caso si parla dei diritti dell'uomo, o è implicito questo riferimento. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Vedete, la religione è uno di questi aspetti che sono fattore produttivo di una pluralità, come le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali, eccetera. C'è un termine che può dar luogo, se preso astrattamente, non in un contesto, a sospetti. Si parla di razza, non dimentichiamo che
Insomma, questa, questo testo lo sanno non solo i vecchi cittadini, anche i nuovi. Insomma, è un testo che ha una sessantina d'anni, esce da un momento molto calamitoso per l'Europa e per il mondo, l'indomani della guerra, la seconda guerra mondiale. È evidente che al costituente non sfuggiva quello che ogni scienziato serio oggi direbbe: esiste solo una razza che è la razza umana. Però non dimentichiamo che la politica della razza era del giorno prima, si era appena conclusa, e i processi di decolonizzazione non erano ancora, non avevano dato ancora i loro frutti, e il quadro ideologico del colonialismo fosse anche connotato da forme diverse, diversamente, più o meno bieche, insomma, di razzismo, faceva sì che si mettesse, credo, con molta opportunità al centro della questione anche questa parola molto rude e certamente polemica verso quello che era accaduto e stava ancora accadendo. Basti pensare, perché bisogna anche chiarire qual era la posizione, che i nostri stessi liberatori, e fra i nostri liberatori nordamericani, non avevano ancora attuato nel 1947 in tutti gli stati una legislazione di qualificazione razziale rispetto a cose essenziali come l'uso dei servizi pubblici, ecco, dei mezzi di trasporto, cose di questo genere, di resto nella scuola, quindi mi sembra che. Ora, quello che dice, non vorrei tenerla lunga, però dico molto sinteticamente, che quanto abbiamo letto non configura però un atteggiamento di disimpegno dello Stato, la neutralità intesa come qualcosa di vuoto, uno schermo vuoto su cui poi i singoli, i privati scrivono quello che vogliono. E ce lo dice quello che segue immediatamente. Perché questa pari dignità sia un valore su cui la Repubblica deve agire, è dimostrato dal fatto che si dica poi che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, eccetera, eccetera, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E certamente il potere usufruire della pari dignità sotto tutti questi aspetti concerne il pieno sviluppo della persona umana, rispetto al quale la Repubblica non si riserva semplicemente il ruolo di tutrice dell'essere. Dove compaiono invece le comunità, intese come confessioni religiose, è all'articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Salto e vado alla conclusione. I loro rapporti delle diverse confessioni religiose sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. E solo dagli anni 80 credo che si siano cominciati, a partire dalla tavola valdese, rapporti che erano attuativi di questo, di questa parte dell'articolo 8. In mezzo sta una sorta di sorpresa, se noi abbiamo letto, dice: le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Ergo, la confessione cattolica ha una collocazione sui generis. La domanda perché questo accade ha una risposta di tipo essenzialmente storico, diversi significati, non starò lì ad analizzare. Certamente il fatto che nel corso dei secoli
La Chiesa Cattolica non è stata solo una confessione religiosa, è stato anche qualcosa di più, c'è stata una compenetrazione fra la Chiesa e gli stati italiani preunitari per secoli, e anzi c'è una peculiarità propria della nostra storia, a differenza della storia di altri stati egualmente a prevalenza cattolica, che sono Spagna e Portogallo. Questa è stata, a parte una parentesi quella avignonese, è stata anche la sede del papato, ma anche la sede di un potere temporale dei papi, cioè il papa è stato uno dei principi italiani, e questo ha voluto dire che nel corso della formazione dello Stato unitario italiano, sono cose che ricordo a tutti, ma semplicemente le ricordo perché le sapete già, insomma, lo scontro fra lo Stato italiano in formazione e la Chiesa Cattolica è stato rilevante proprio per la difficoltà della Chiesa di rinunciare al potere temporale, nonostante che alcune delle figure più illuminate, credo di patrioti e di cattolici liberali dell'Ottocento, come Giacomo Manzoni, fossero fautori invece della rinuncia per il bene stesso della Chiesa. Questo ha comportato che la difficoltà dello Stato unitario nei confronti della Chiesa Cattolica abbia vissuto momenti di maggiore o minore intensità e maggiore o minore scontro. Si può dire che alla vigilia dell'avvento del fascismo, insomma, le cose di fatto erano abbastanza sistemate, ma forse per salvaguardarsi, dico, l'interpretazione più benevola è questa: da quello che poteva essere il prevaricare di uno Stato totalitario come il fascismo, e l'interpretazione, ripeto, più benevola, la Chiesa si è orientata verso una soluzione concordataria del rapporto tra se stessa, Chiesa Cattolica, e lo Stato italiano, il concordato del 29. E per cui, ecco, dice, le confessioni religiose devono essere diverse dalla cattolica, perché gli atti, queste intese, quelle leggi che approvano queste intese, hanno, c'è una giurista qui, lo sa meglio di me, io sono un modesto professore di storia e scuola media, ma hanno un carattere interno, mentre il concordato ha un carattere che attiene più al diritto, per certi aspetti al diritto internazionale, come un accordo fra stati, e quindi ha una natura diversa. Questo, tornando alla democrazia, qualcuno riteneva che non sarebbe stato necessario ribadire questo rapporto concordatario, ma i costituenti, con un apporto trasversale, come si vuol dire, un forte apporto del Partito Comunista, diedero vita invece a un articolo, l'articolo 7, dice: lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno i propri ordini, indipendenti e sovrani. Sembra echeggiare il principio che era dei liberali come Cavour, insomma, dell'Ottocento, libera Chiesa e libero Stato, ma con una parola pesante, che è la sovranità, insomma. E si aggiunge: i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, cioè da quel concordato che era solo è uno di questi patti del 29, del febbraio del 29, e però aggiunge che le modificazioni dei patti accettati dalle due parti non richiedono un procedimento di revisione costituzionale, vale a dire non fanno parte integrante, sono richiamati dalla Costituzione questi patti, ma non ne fanno parte integrante, per cui se le due parti si mettono d'accordo, cosa che accade nell'84, governo Craxi, insomma, non c'è bisogno di un procedimento di revisione della Costituzione per questo accordo.
ritorna, non ne cedo, poi guardate, credo di aver già esaurito quasi, sono nel compito, ritorna all'articolo 19, il diritto della persona singola, come abbiamo visto in modo con più specifico riferimento alla fede religiosa. Perché dice tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata. Notate che la forma individuale significa anche, sembra ovvio, una fede religiosa non confessionale, insomma, se un individuo singolo è la sua scelta di vita, la sua visione del mondo, che potrebbe essere anche, per esempio, non orientata verso nessuna trascendenza, c'è una piena eguaglianza da questo punto di vista, di farne propaganda, di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Ora, ovviamente, questo riferimento che non si tratti di riti contrari al buon costume, secondo me, dà un'estrema larghezza a questo diritto di ciascuno di professare il proprio culto, insomma, perché la nozione di buon costume, evidentemente, anche pensando al perbenismo, una certa pruderie degli anni, di 60 anni fa, deve pensare solo, non so, a orge, a canali, ecco, cose di questo genere, prostituzione sacra. Quindi, parte questi limiti, è un diritto delle persone professare questo. È chiaro che questo, almeno dal mio punto di vista, non dà a qualsiasi appartenenza religiosa un quid in più rispetto a chi non pratichi nessun culto, non abbia credenze di nessun genere di tipo religioso. Perché non si ripete niente che pure in passato ha avuto nei teorici del liberalismo anche dei precedenti abbastanza illustri, quando penso che Locke, nella tolleranza religiosa, era il tempo in cui si stava fondando il sistema parlamentare inglese, escludeva quelli che allora si sarebbero chiamati papisti, cioè i cattolici e gli atei. Ecco, quindi era un liberale che dava un limite anche alla tolleranza, insomma, per ragioni che non è il caso di pensare, di indagare. Desidero solo dire che sì, parlare di Europa in questo momento è per tutti un po' inquietante, o forse no, forse quello che sta accadendo può dar luogo anche a dei ripensamenti in meglio. Resta il fatto che c'è un punto di non ritorno, secondo me, nell'Europa, che non è tanto in quel trattato internazionale che è impropriamente chiamato Costituzione, su cui negli ultimi tempi si sono pronunciati negativamente gli elettori francesi e quelli olandesi, ma nella cosiddetta Carta di Nizza, che è una carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata nel 2000, e sotto questo profilo molti concetti che stanno nella nostra Costituzione sono recepiti, mentre, per quello che so, un passo indietro rispetto alla nostra Costituzione si farebbe, ma non è materia di discussione questa sera, nei diritti sociali, qualora quella carta, o meglio, quel trattato, venisse tranquillamente approvato. Sarebbe certo un passo indietro rispetto a quella, una parte cospicua dei principi fondamentali della nostra Costituzione,
e cui premesse che costituisce lo sviluppo proprio di quella seconda parte dell'articolo 3. Rimuovere gli ostacoli di ordine economico, eccetera, eccetera, perché un eccesso di liberismo puro impedirebbe un'azione efficace. Ma di altro si parla. Voglio leggere soltanto il punto 10 del capo secondo, che si intitola Libertà, di questo testo, che ha il pregio che ha anche la nostra Costituzione della chiarezza rispetto a tendenze a fare opera legislativa molto farraginosa. Vedo qui che ci sono degli amici che conoscono molto bene la letteratura francese e spero che non mi colgano in castagna se io dico una cosa che solo leggendo, allora dire, noto che Stendhal, prima per rifarsi un po' il gusto e lo stile, prima di mettersi a scrivere opere di fiction si leggeva qualche pagina del Codice Civile, ma proprio perché era scritto bene, così come è scritta bene, con precisione, la nostra Costituzione, finché non si metteranno le mani per anche modificarla in peggio sotto l'aspetto del dettato. Ma ad ogni modo questa carta di Nizza, ripeto, è asciutta ed è precisa allo stesso modo. E quindi si dice, punto 10 del capo secondo, libertà. Titolo è libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Vedete come anche in questo caso la religione è la parte, ma è parte di un tutto che non secondaria, perché è chiaro che nella sua manifestazione storica, fenomenica, la religione ha comportato pensiero, ovviamente, produzione, pensiero, non solo atti di culto e atteggiamenti di coscienza che spesso sono stati anche, che so, eresie, forme di esperienza non sempre inquadrabili in quella più ortodossa, eccetera. Dice, ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione e la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei diritti. Questo oscillare fra l'attribuzione ai singoli individui o il riconoscimento delle comunità rimanda ad una problematica che io non sono certo in grado di affrontare, che non sarebbe anche sproporzionato affrontare qui, che è quella fra gli aspetti comunitari e quelli che sono invece gli aspetti della di più diretta derivazione illuministica, insomma, dei diritti delle singole persone, che la comunità in un certo senso ha anche storicamente, insomma, forme, non dico non necessariamente di coercizione, ma forme di coesione organizzata che spesso tende a rendere più omogenei i comportamenti e quindi a mettere in opera dei meccanismi anche semplicemente di persuasione per evitare questi cambiamenti, insomma, questi passaggi. Ovviamente riconosciuto sia nel testo della Costituzione italiana che in questo, il diritto al proselitismo, ma evidentemente c'è anche la tutela del singolo nei confronti di una sua rivendicazione di autonomia rispetto a quelle che con una metafora più o meno felice si chiamano le proprie radici. E come se ne esce? Certamente la cosa peggiore, credo, da non augurarsi è di vivere in una società fatta di isole che non comunicano, ma che il dialogo, la comunicazione tra le parti, che poi devono vivere negli stessi ambienti sociali, nell'ambiente di lavoro, incontrarsi nella scuola,
nei luoghi dove si tutela la salute, gli ospedali, eccetera, insomma, tutti questi, ci sia la possibilità di comprensione, di rispetto reciproco, anche se possibile, di conoscenza l'uno dell'altro e perché no, talora, che so io, di mediciato. Se noi abbiamo nella nostra storia della civiltà occidentale, insomma, una evoluzione, una crescita, è stato perché il mediciato è stata una pratica fin da almeno 500 anni prima di Cristo, nell'area mediterranea, con apporti di ogni genere. Il cosiddetto miracolo greco, se i greci se ne fossero stati lì nel Peloponneso e dintorni, non si sarebbe verificato. E lo stesso il cristianesimo, certamente, non so, posso ricordare quello che diceva un vecchio teologo storico, come Bultmann, frutto di incontro di tante cose, ebraismo, diritto romano, filosofia greca, eccetera, insomma, gli apporti arabi alla nostra cultura, abbiamo recuperato i classici greci attraverso la mediazione degli arabi, insomma, ecco, il Medioevo, ci hanno portato l'algebra, eccetera, quindi mediciati vuol dire così, osmosi anche, ecco, con penetrazione, credo che questo caratterizzi la nostra storia, sarebbe ben triste che per vieche forme di provincialismo, perché non so che cominciassimo noi insomma, a contraddire la nostra storia e a ripetere cose che non ci fanno certo onore quando o attraverso il colonialismo, attraverso la persecuzione razziale, attraverso altre forme, insomma, la nostra civiltà è presentata sotto forma di nubi molto grigie che la opprimeva. Questo è quanto volevo dire. Ho parlato troppo. L'intenzione era di dire, insomma, qual è il quadro normativo, poi io, come tutti gli anziani, sono divagato e sarebbe quindi tutto il momento di sempre dare la parola a chi è in rappresentanza, ci metteremo d'accordo, diversi punti di vista, no? E di diverse appartenenze, insomma, dicono come stanno le cose oggi, ieri l'altro, come pensano che stiano, che debbano stare nei prossimi anni per quanto riguarda le loro comunità. E quei diritti, come abbiamo detto, sembra con parole non ambigue, la nostra Costituzione garantisce a tutte le manifestazioni ideali e preso. Possiamo andare semplicemente così in ordine di come siamo messi, di come siamo. Evidentemente sì, noi abbiamo avuto una comunità che è stata una delle più antiche, forse, la prima del cristianesimo, no? E poi il cristianesimo soprattutto deriva da lì, comunità ebraica. E lo Stato laico liberale è stato quello che poi ha riconosciuto finalmente la discriminazione. Purtroppo lo Stato laico liberale non è stato abbastanza robusto per resistere all'aggressione partita. Unità da sola, ma è stata unita con Modena. Anch'io nelle feste piccole, diciamo, andavo a Modena, nelle feste più importanti cercavo di andare a Padova, dove ho ancora la mia famiglia.
come singola parte della storia delle leggi razziali, sono nascoste durante la guerra, eccetera, eccetera, ma dopo le leggi razziali, direi che a parte qualche atto di antisemitismo, ho vissuto abbastanza tranquillamente qui a Reggio. Naturalmente sono una diversa, perché anche la vicina di casa giorni fa, ah ma lei è ebrea? Ah ma allora lei va a votare? Va a votare. Io sono italiana di nascita per generazioni, però in certe persone c'è ancora quell'idea. Ad ogni modo, come ebrei, nelle piccole comunità abbiamo dei problemi notevoli. Dal punto di vista del kasher, cioè mangiare la carne che deve essere uccisa, gli animali devono essere uccisi, insanguati, nelle piccole comunità è impossibile. Nelle grandi, Milano, Roma, che sono circa 15.000-16.000 abitanti, hanno le macellerie kasher, che poi vendono la carne anche ai cattolici, perché sono bestie sanissime, quindi uccise, dissanguate. Quindi dal punto di vista del mangiare è difficile poter seguire tutte le norme. Qualcuno si fa arrivare la carne da Milano. Io confesso, non seguo le norme del kasherut, sarà una colpa, ma insomma, non credo che sia quello la cosa più importante. Se una persona volesse seguire il kasherut che è malato in ospedale, gli ospedali non gli garantiscono di avere il mangiare secondo le norme. Mentre se si prende i voli aerei e si prenota con anticipo dicendo che si preferisce mangiare cibo kasher, allora sì, ti portano il vassoio speciale. Però negli... Disastro. Ecco, negli ospedali appunto non si può garantire perché poche persone, quindi non viene garantito. Problema dei bambini. I bambini frequentano le scuole normalissime, però l'ora della religione escono e la parte religiosa viene curata dalla famiglia. Se c'è un bambino, è un bambino che li prepara alla maggiore età, ma nelle piccole comunità ciò non è possibile. Mia figlia andava a Parma, a Modena dal dottor Lattes e poi ha fatto la maggiore età a Padova, ma qui non era possibile farle seguire le lezioni. Per quanto riguarda la Costituzione siamo tutelati, però fino a un certo punto, perché lo sa benissimo il signor Bonelli, anche a dicembre c'è stata la perforazione del cimitero della Canalina e non è la prima volta, anche a Novellara, anche in altre località, quindi questi luoghi di sepoltura, che sono anche antichi, non sono abbastanza controllati e la gente può entrare e fare quello che hanno fatto. Qualche scriteriato che faccia scritte, che faccia svastiche, eccetera, purtroppo c'è dappertutto, ma si tratta di solito di gente acculturata che non gli è stato spiegato la differenza dal diverso. Diverso che era uguale, è solamente la religione, il credere in qualcosa di leggermente diverso, però è una religione monoteistica la nostra, quindi Dio Padre è riconosciuto da tutti. Altre cose forse mi verranno in mente dopo, se poi avete qualche domanda, volentieri. Grazie. Mi chiamo
Fernando Busla, Adela, rappresento la Casa della Cultura Islamica di Reggio Emilia, un'associazione di musulmani che ha lo scopo di approfondire la propria fede e nello stesso tempo collabora con le diverse componenti della società al fine di favorire la convivenza, la pace e la conoscenza reciproca. Io, partendo dal titolo o il tema di questa serata, Stato laico e multiculturalismo e non multiculturalismo, nuovi modelli nel rapporto familiare e nelle relazioni sociali. Credo che il tempo non è sufficiente per approfondire il tema, credo, però forse avremo l'occasione di approfondirlo e facciamo in tempo. Voglio dire che quando si parla di Stato laico, penso, credo che è l'uomo stesso, il singolo uomo che fa la legge, è l'uomo che costituisce questo Stato laico. Quindi bisogna partire dall'uomo stesso, nel suo comportamento, nella vita quotidiana che fa, nel suo rapporto, il rapporto con il vicino di casa, collega del lavoro, per strada, in ufficio, come dirigenti di un'azienda, di una fabbrica, dirigenti di un partito, come presidente di uno Stato, del Consiglio o così via. Il cittadino o l'uomo come operaio, la fascia più debole, credo, in questa società, o un uomo di un certo livello, un imprenditore, un politico, insomma, le due fasce sociali. Quindi è l'uomo, perché se cambia l'uomo, cambia tutto il resto. Questo uomo, questo cittadino che va a votare, che ha la scelta libera, la libera scelta di scegliere, di votare quello che vedi la persona giusta. L'Italia è stata cambiata e sta cambiando con la famosa immigrazione, nuovi cittadini, ormai sono già credo 17-18 anni che è arrivata questa ondata di immigrazione in Italia, quindi c'è un'evoluzione. Poi non so se siamo stati pronti a affrontare tutti i problemi che porta l'immigrazione, che non ha fine, non è finita, le frontiere sono ancora aperte, non c'è più il singolo immigrato, ci sono famiglie, non ci sono immigrati d'origine straniera, ma ci sono bambini nati qua, quindi che non si sentono stranieri, e purtroppo però si sentono stranieri perché gli altri li vedono stranieri, come diceva. Questo è un grande danno veramente, perché un ragazzo che ha 18 anni, 20 anni, nato a Reggio, studia a Reggio, ha fatto la vita con degli amici, colleghi, reggiani, con la testa quadra, come dicono, scusate, non voglio offendere nessuno. Certo. Orgogliosi nelle nostre teste. Però si sente nero questo,
si sente, non sa parlare la lingua madre, parla all'accento reggiano, però per chi si chiama Hassan Muhammad Abdullah, allora è sempre straniero. Bisogna, quindi queste cose sono cose da leggere, da valutare, da vedere, trovare delle soluzioni a queste cose qua. Poi i diritti. Quando parlo di diritti, io per primo parlo di doveri. Cioè, bisogna dare prima di avere, questo è ovvio. Quindi, i diritti del cittadino, che sia italiano, reggiano, parmigiano o straniero. Il cittadino, purtroppo, esiste il cittadino di Serie B, purtroppo. Anche quello che ha, che porta il passaporto italiano, anche quello che va a votare, si sente sempre straniero. E la burocrazia. Io parlo di un'esperienza personale, dico le cose che vedo, che sento. Ad esempio, una volta sono andato al consolato italiano di Casablanca. Prima di entrare c'è una fila peggio di quella della questura, perché sono quelli che fanno stranieri per rinnovare il permesso di soggiorno. E allora, passando la fila, facendo un po' il furbo, qualche volta, cioè portando il passaporto, abbassando la testa, passaporto italiano, per non far vedere che mi chiamo Adela. E allora sono riuscito a attraversare poliziotti marocchini, perché sono italiano e sono passato. Arrivo passando i marocchini, arrivo all'Italia, arrivo al consolato italiano, la porta. Trovo un signore che mi chiede, ha visto prima il passaporto italiano? Prego. Quando ha visto il nome, cosa vuoi? Prima cosa. Cosa vuoi? Chi vuoi? E questo per me è stata una grande offesa. Cioè, ho sentito un po' male, forse non è stato educato questo signore. Almeno, io non voglio di lei, però almeno mi non rispetto. Poi non finisco il resto, perché non mi ha lasciato entrare. Non sono entrato. Mi sono comportato, io so le leggi, rispetto le leggi, i regolamenti, ma io rispetto anche le persone, al di là delle leggi, io rispetto le persone. Però non è stato né a livello del mestiere né a livello umano, non è stato questa persona, non è stato veramente quello che aspettavo. Questo è solo un esempio, senza entrare in merito di problemi che hanno le persone straniere, persone che io uso la parola straniera, straniero e non extracomunitario, preferisco, non so perché, utilizzare questa parola, quelle che hanno vissuto anni qua e hanno fatto domanda per avere la cittadinanza, trovano una grande difficoltà, persone che hanno ormai la loro famiglia qua, hanno scelto di avere questo passaporto italiano, di inserirsi nella vita sociale, normale, come tutti gli altri, visto che non tornano più, perché i figli che sono nati qua, cresciuti, non tornano più, c'è poco da fare, non tornano più, per tanti motivi. E allora trovano questa barriera a livello di, non lo so se a livello delle leggi o a livello di, non so dove ci sono queste difficoltà, sono difficoltà del rapporto umano o difficoltà della materia legale, non lo so, c'è qualcosa. E queste cose qua che noi dobbiamo andare veramente a vedere. E quindi, per quanto riguarda questo tema qui,
mi sento rappresentante anche di tutta una larga fascia della comunità musulmana che vede nella laicità dello Stato la migliore risposta istituzionale possibile ad una società che fa sempre di più multiculturale e multireligiosa. Nella cultura attuale, grazie allo sviluppo degli studi di antropologia culturale, secondo Levi-Strauss, e ad altri numerosi fenomeni, è abbastanza radicata l'idea che nessuna cultura è migliore di un'altra ed è proprio lo Stato laico che ha la possibilità di metterli tutti sullo stesso piano, accettandoli in un quadro di libertà, di pensiero e di religione, come abbiamo sentito. Spero che non venga cambiato questo. E quella è la paura. Speriamo anche noi. Lo Stato veramente laico e non laicista, come quello francese, dovrebbe, tra le altre libertà, garantire quella di culto e non culto, senza pretendere che i cittadini siano a loro volta laici, se non per quanto riguarda l'accettazione delle diversità altrui. Ciascuno di noi, infatti, parte da un'identità determinata per andare verso le altre. E non è abolendo tale diversità che si realizza un vero incontro e una vera convivenza. Dovere dello Stato laico è poi di proteggere e garantire la libertà di gruppi culturalmente e numericamente meno forti, in modo che non si realizzino situazioni discriminatorie a favore di più potenti. È un cammino complesso e noi come comunità musulmana abbiamo esperienza di quanto esso sia lungo e difficile, ad esempio l'intesa tra Stato italiano e musulmani, nonostante anni di lavoro e ancora ai primi passi. Abbiamo sentito che c'è stato concordato l'intesa con altre comunità religiose, ma con noi stiamo facendo i primi passi. E allora che fare? Conoscere, sviluppare la conoscenza reciproca attraverso iniziative, anche piccole, quella di questa sera, attraverso queste iniziative, cioè ciò elimina pregiudizi e generalizzazioni che ingombrano la mente e deformano i giudizi. Sappiamo tutti che mass media, purtroppo, bombardano, non so se ho usato bene la parola giusta. Stasera io in questa sala mi sento un po' sicuro perché vedo qua Pace, vedo anche persone che hanno difeso i diritti delle uomini, delle fasce sociali, ho visto qua all'assassino, no. Io mi sento sicuro qua, veramente, e spero di fare qualcosa anche contro. Siamo in grado di fare qualcosa contro questi mass media, però quella di questa sera veramente potrebbe essere una... può anche contribuire nel dare una voce che non si sente là. Quello schermo o non si legge sulla prima pagina. Sono sicuro che domani questa iniziativa non so se si legge, speriamo, come tantissime altre iniziative.
cercare di leggere più opinioni, non accontentarsi soltanto delle notizie che provengono da un'unica fonte. Importanza anche della conoscenza tra simboli, come ho detto prima, quella che avviene nella vita quotidiana, mediata dalla condivisione degli ambienti lavorativi e sociali. È una cosa strana veramente, chi il vicino di casa non parla col suo vicino, forse non lo conosce. Stiamo vivendo un mondo strano. Non so perché, anche quello. Veramente, non si sa, c'è qualcosa, veramente, dove stiamo andando? È strano, non sa neanche come si chiama, quanti figli ha, dove lavora. E il peggio che non si salute neanche. Buonasera, buongiorno, cosa perdi? Anzi, guadagni se tu saluti tu vicino di casa. Buongiorno, buonasera, come stai? Non perdi niente, forse guadagni il suo amore. Ti apre il cuore, non lo so, e così via. Ma quindi questi rapporti umani sono, contano, sono molto molto importanti, sono, è la base. Certo che lo Stato deve garantire, il regolamento ci vuole, perché se noi siamo amici, andiamo fuori, dai, non guardiamo cosa ci si tratta, fammi. Arriviamo al semaforo, non si sa chi passa per primo, se non ci fosse questo codice stradale, per dire un esempio. Quindi la legge ci vuole, questa legge che facciamo noi. Dentro uno Stato democratico abbiamo la possibilità di modificarlo. E speriamo di modificare il governo. Scusate, non ci sia. Modificare, quindi... nel rispetto di regolamenti. Io l'ho detto perché ce l'abbiamo questo governo, lo dico sinceramente, e ho il diritto di parlare, c'è la libertà della parola o no? Speriamo che rimanga anche questo diritto della parola. La legge Bossi-Fini è discriminato l'immigrazione, no? La fila che viviamo nella questura, ma si può rendere conto un straniero che fa la richiesta del permesso di soggiorno che trova difficoltà perché senza questo pezzo di carta non può andare in ospedale, non può andare al suo medico di cura, non può lavorare, tante cose. Va a rinnovare il permesso e capita che gli danno la data della scadenza. Quindi io ho conosciuto persone che vanno a ritirarlo per rinnovarlo un'altra volta, senza parlare di tutte le difficoltà. Io non voglio dare colpa a nessuno, forse anche, forse mancano le agenti, forse hanno difficoltà anche loro, forse sono dal punto di vista numero, come agenti, come amministrazione, meno di del numero degli immigrati, però bisogna trovare una soluzione. Perché al comune o in altri enti non c'è la fila. Perché proprio in questo c'è la fila. Perché? Quindi c'è qualcosa che non va. E senza entrare in merito a questa legge Bossi-Fini, che vogliono mandare a casa le persone che lavorano come tutti gli altri, pagano o versano le tasse. Come tutti gli altri, contribuiscono nella vita quotidiana, nella convivenza, nel rispetto. Vogliono fare una vita come tutti gli altri. Perché creare questo tipo di difficoltà? Quindi leggere anche i testi prodotti dagli stessi musulmani, non leggere sempre quelli che scrive anti-musulmano, anti-islamico. Leggere anche quello che scrivono i musulmani. Comincia a prendere forma una riflessione sulla religione di carattere occidentale, con un linguaggio accessibile ai più. Adattare anche il linguaggio dei testi scolastici al rispetto per l'altro.
e a raccontare la storia di un mondo che tenga conto di entrambe le interpretazioni. Quindi, come dicevo, conoscere, approfondire, sviluppare adeguamente a partire dalle proprie referenze dottrinali e culturali, iniziare laboratori di multiculturalità per fasce omogenee, bambini, ragazzi, famiglie, o madri di famiglia, eccetera. Io credo che con questo si può arrivare a formare uno stato laico che rispetta le comunità, rispetta l'individuo, aiuta nel difendere i diritti, aiutando il cittadino a svolgere i suoi doveri, difendere non solo l'essere umano, anche l'ambiente, anche gli animali, difendere la giustizia, che oggigiorno siamo in crisi anche dal punto di vista della giustizia, credo. Grazie. In piedi così mi vedono, io però non ho capito bene. Io sono Giuseppe Piacentini, sono diacono della chiesa di Reggio Emilia di Costana, che ha un ruolo diciamo così ufficiale, anche se sono sposato e faccio una vita da laico come fate tutti voi tutti i giorni, e mi occupo anche di in diocesi, ho un incarico per il dialogo interreligioso e quindi mi occupo, ci si vede spesso anche con Bushra, perché diciamo così vogliamo approfondire anche come Chiesa Cattolica questo tipo di cose che a questo punto ci sembrano importanti, il dialogo. E non ho capito bene il mio ruolo questa sera, cioè, dovrei dire come si trovano i cattolici in Italia, benissimo. No, però è giusto parlare. Rispetto alle cose che sono state dette, e intanto dobbiamo dire che noi siamo parenti stretti, ecco, avete chiamato un ebreo, noi siamo fratelli maggiori, ecco, ha detto lei, con l'espressione di Giovanni Paolo II, ha chiesto se poteva considerare gli ebrei i fratelli maggiori, nel senso di anzianità, diciamo così, di fede nel Dio unico, e loro hanno risposto di sì, quindi ci consideriamo davvero i loro fratelli minori. Nello stesso tempo c'è anche chiaramente una fratellanza, ecco, anche se questa non è proprio, diciamo così, detta a parole chiare, con l'Islam, in quanto tutte e tre le religioni sono religioni diverse, è il caso di dirlo, non sono confessioni, sono religioni diverse, siamo religioni diverse, però tutte e tre abbiamo il riferimento primario nella fede di Abramo, che è stato il primo credente. Tutte e tre le religioni, la cattolica, la cristiana, l'ebraismo e anche l'Islam, si rifanno alla fede di Abramo, la fede in un Dio personale, un Dio unico che mantiene le sue promesse, che dà una legge all'uomo da rispettare e a cui è dovuta, come dicono i musulmani, l'obbedienza e la sottomissione dell'uomo. Quindi il fine della vita per noi, per tutti noi, ecco, è la ricerca di Dio e la comunione con Dio, insomma, cercare nella vita di trovare Dio e di seguire quelli che sono i suoi insegnamenti, la sua sapienza. Questa è una cosa che abbiamo in comune tutti noi che confessiamo la nostra fede cristiana, ebraica e musulmana. Questa è una cosa da dire, quindi ci trovate anche abbastanza sulla stessa linea nelle cose da dire stasera. E chiaramente di fronte allo Stato noi cattolici ci riconosciamo pienamente
nella nostra Costituzione Federalista, nella quale i cattolici hanno avuto un ruolo importante, voglio citare solo per fare dei nomi, il nostro Dossetti, Reggiano, la Pira e la Zatti. Ecco, dico anche per inciso che il cristianesimo nasce come fede da accogliere liberamente, nasce così, non è stato scoperto né ieri né l'altro ieri questa cosa, cioè già dal Vangelo si capisce molto chiaramente che la fede cristiana è una fede che si deve liberamente accogliere, non è una cosa che si subisce, e quindi evidentemente che è lecita, nel senso che anche per Dio è lecita il fatto di non accogliere questa fede. E quindi la libertà, diciamo così, religiosa è insita nella stessa natura della nostra fede cristiana, anche se poi chiaramente storicamente ci possono essere state delle deviazioni, delle cose che non sono andate per questo verso, però dobbiamo dire questa cosa fondamentale, cioè già fin dagli inizi il cristianesimo, cioè il messaggio di Gesù Cristo, è un qualche cosa che deve essere liberamente accolto con l'adesione personale dell'intelletto, della volontà e dell'amore, quindi è essenzialmente un'adesione libera, un'adesione. Ecco, pari dignità dei cittadini, evidente, noi come cristiani, come cattolici italiani, anzi diciamo così, come italiani di religione cattolica, e vorrei che ci fossero, ci sono italiani di religione ebraica, come vorrei che ci fossero italiani di religione islamica, perché faccio un piccolo inciso, siamo l'unico paese al mondo dove l'essere italiani è per diritto divino, nel senso che gli islamici che nascono in Italia non sono cittadini italiani, siamo credo l'unico paese al mondo quasi che ha questo tipo di legislazione, che un immigrato con dei figli che nascono in Italia, che crescono in Italia, e questi figli non sono cittadini italiani, più a titolo, ma continuano a essere ecco, figli di immigrati, quindi senza il diritto di cittadinanza italiana. Questo però è un piccolo inciso. Noi,